Sempre più spesso anche il giornalismo, compreso il giornalismo che piace a noi, tende a farsi emozionale. Noi dobbiamo sapere che attraverso il meccanismo emozionale passa tutto e il contrario di tutto, e che allo stesso identico modo, quando poniamo un problema di razzismo in questo paese, e badate bene, io sono convinto che questo stia diventando un paese razzista, dobbiamo sapere che nell'istante stesso in cui lo diciamo ci sono moltitudini di persone che pensano davvero che i razzisti siamo noi nei loro confronti. Qui si favoriscono gli extracomunitari, qui si favoriscono gli zingari, qui si favoriscono quelli che hanno la fortuna di essere gli ultimi, i più poveri, e avendo questa fortuna di vivere in una società la cui retorica pubblica implica benevolenza, ci obbliga alla benevolenza nei confronti degli ultimi e dei più deboli, quelli sono avvantaggiati rispetto a me. Guardate che meccanismo bestiale, di contorsioni logiche, ma che sono quelle tipiche della comunicazione emozionale, ragion per cui attentissimi innanzitutto a dare le etichette. L'etichettatura per nazionalità, etnia o religione nel titolo oggi non è affatto proibita, ma è lievemente meno diffusa che in passato, ma in compenso sono altri i sentimenti e gli umori che secondo me passano sempre più per normali dentro a questi stessi nostri giornali, al nostro linguaggio giornalistico. Il problema è il razzismo che serpeggia e che dilaga, rimettendo in discussione dei pilastri fondamentali della nostra cultura, dei parametri etici che davamo per acquisiti. Noi ci confrontiamo con un tempo contemporaneo in cui l'esaltazione della differenza sembra essere la cifra prevalente rispetto invece al dogma dell'uguaglianza fra gli uomini. Questo è il problema pratico. Abbiamo a che fare con le statistiche di Tullio De Mauro, che dice che l'Italia detiene un triste record di analfabetismo da ritorno, cioè di persone, il 70% dei cittadini italiani, che avrebbero difficoltà nella lettura. Quindi mettete queste persone di fronte a un mondo nel quale per comunicare sul computer devi conoscere perlomeno qualche parolina di inglese, e in cui perfino l'immigrato è uno che di solito sa almeno un'altra lingua o due o tre. Hai quel paradosso del rovesciamento di ruoli che noi facciamo fatica a comprendere. Il padrone, quando vedo padroni a casa nostra, questo slogan così fortunato, allude al fatto dell'insicurezza, del non detenere gli strumenti per poter continuare a essere, in grado di gestire bene questa realtà. Lo straniero diventa una figura centrale di questa difficoltà, perché anche il più sottomesso, il più poveraccio, che non sa l'inglese nemmeno lui, e che è disposto a lavorare per condizioni e per stipendi per cui l'italiano non lavorerebbe, è invidiato come una persona che comunque ha più strumenti, e per di più nella simbologia contemporanea è una nuova figura cruciale, lo straniero fra noi, che attira l'attenzione, per cui questa è un'altra accusa che vi sentirete rivolgere facendo il lavoro dei giornalisti. Ne parlate troppo.
si parla troppo, fanno notizia solo loro. Chiunque di voi diventa immediatamente parte di una elite contrapposta al popolo, dove il popolo è la semplicità, l'autenticità di chi vive l'inadeguatezza, la fatica di relazione col mondo globalizzato, mentre voi che vi proponete come tramite della comunicazione per radio, su internet, sui giornali, in TV, gioco forza, già siete parte di quell'elite che emargina il popolo e privilegia lo straniero. Politici che hanno, come dire, vinto le loro battaglie elettorali sulla sicurezza e su promessa di grande, come dire, tolleranza zero, e che poi hanno fatto anche del buon riformismo e della buona amministrazione, ce n'è piena l'Europa e gli Stati Uniti. Io temo che qui possa succedere qualcosa di diverso e di molto più grave, e cioè che la coincidenza fra questa cultura, che si è rivelata così redditizia sul piano elettorale, e la crisi mondiale, la crisi europea, veda crescere fenomeni irrazionali e fenomeni di contrapposizione di nuovo di tipo razziale molto molto pericolosi anche in Europa.